Alle mie spalle state vedendo inquadrata la caserma dei Carabinieri di Augusta in Piazza Carmine, una caserma che occupa un ex convento che fu requisito ai tempi dell'Unità d'Italia e che potrebbe essere dismesso, questo ex convento, proprio perché c'è in atto, in stato avanzato, la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri incontrata a Scardina ad Augusta. C'è una zona che potrebbe essere veramente la soluzione migliore. Qui i Carabinieri hanno poco spazio anche per le automobili, anche per inseguire eventualmente i malviventi, e quindi questo locale che appunto vedete potrebbe ritornare al comune e diventare la sede per esempio dei vigili urbani, del comando dei vigili urbani, sede della biblioteca che attualmente si trova nel palazzo settecentesco di città con pochi locali, sede di altri uffici decentrati, potrebbero essere tutti ravvicinati visto che il comune è qui dietro, qui vicino, cioè in sostanza, e potremmo anche risparmiare sugli affitti. Come mai? Adesso la notizia è questa: la caserma dei Carabinieri incontrata a Scardina non va avanti, nonostante appunto sia quasi finita. Perché non si procede? Domanda, punto interrogativo molto forte: di chi è la responsabilità del blocco dei lavori? Ripeto, la caserma è quasi finita e questo locale potrebbe tornare alla gente di Augusta.